Sono con il presidente dell'Eurobasket Roma, Armando Bonamici, un altro step di avvicinamento alla prima storica Serie A2 Italia dell'Eurobasket. Un commento a caldo dopo la conferenza stampa di presentazione. Diciamo che è andata bene, no? Perché c'era tanta gente, la squadra e poi tante persone che erano interessate pure a conoscerci. E sono veramente... soddisfatto, pure perché poi Roma Cassa Empower ci sta vicino, stiamo facendo parecchie cose in sinergia e loro hanno fatto sta bella cosa che danno l'abbonamento a chi fa il contratto gratuito di tribuna e avvicinando ancora più gente, insomma sperando di avvicinare ancora più gente al nostro mondo. 19 giorni al giorno X dell'inizio di campionato, il presidente che segue tutti gli allenamenti, lavoro permettendo diciamo, della squadra, come vede un attimino il suo gioiellino a 19 giorni dalla prima di campionato? Come dicevo in conferenza stampa sono veramente soddisfatto, perché a parte e la qualità che adesso questo dimostrerà al campo, ma c'è entusiasmo, e stanno bene insieme, si divertono e mi diverto pure io a vedere allenamenti, che cosa importante, perché poi alla fine se c'è sta armonia anche i momenti difficili si passano più in tranquillità. Chiaramente, due informazioni riguardo al palazzetto. Intanto oggi nella conferenza stampa abbiamo avuto un'ottima notizia della possibilità, o quantomeno del tentativo di riportare la pallacanestro all'Eur e al pallalottomatica, e la seconda come procedono le problematiche invece legate al palazzetto di Viale Tiziano. Ecco, questo è un problema serio, insomma, il Comune ha mandato garanzie che sta facendo di tutto per darci la possibilità di fare le partite a Palatiziano, stanno vedendo a chi dare la possibilità di gestirlo e in questo momento devo dire che è un problema che mi assilla un po' più di tutti, nel senso che è veramente un problema che ho paura che i tempi, più che altro i tempi, non riusciamo a arrivare per i primi di ottobre e il Palatiziano è sempre pronto per ospitare la partita. Noi abbiamo la fortuna, un po' così come una battuta, ma che facciamo la seconda partita, perciò il problema più grosso oggi ce l'ha la Virtus Roma, che la prima partita è in casa loro. Stiamo cercando insieme proprio da risolvere il problema, cercando in tutti i modi. Noi avevamo fatto una proposta importante al Comune di Roma, insieme a Roma Gas & Power, che potevamo prenderlo in gestione e rimetterlo a posto anche per un anno, con uno sborso importante da parte di Roma Gas & Power. Però il Comune giustamente poi ha fatto le sue valutazioni, ci ha detto che ci pensavano loro e che non gli interessava. Riguardo il pallalottomatica invece? Pallalottomatica abbiamo preso già i contatti sia con l'ente EUR che con chi ha la gestione del pallalottomatica, e avremmo voluto anche provare a giocarle tutte lì, però non c'è proprio impossibilità perché siamo arrivati tardi, nel senso che devo dire che quando ho visto che a Palatiziano le cose si mettono un po' che vanno lunghe, ho detto proviamo a vedere a risolverla col pallalottomatica, anche se per noi sarebbe stato un esborso importantissimo, però con l'aiuto dello sponsor e di altri che stanno entrando col consorzio che stiamo formando ci potevamo prendere questo impegno, però sono occupati, perciò vediamo da farlo tre o quattro gare, ecco. Penso sia il girone di ritorno, le gare di Rieti, Latina e il derby. Torniamo al basket giocato, il girone ovest quest'anno tolte tre squadre che sulla carta sembrano un attimino più attrezzate dell'altra, pare essere un girone molto equilibrato. Le aspettative del presidente Bonamici rispetto a questa Serie A2 Italia che appunto, come abbiamo detto, inizierà tra pochissimo? Sicuramente noi siamo nuovi nel campionato, perciò noi speriamo di fare un buon campionato, sicuramente l'obiettivo è una salvezza facile, poi se arriva qualcosa per i playoff è quello che noi speriamo, insomma, però è una speranza, però adesso sarebbe... Vabbè, adesso iniziamo,
poi vediamo quello che succede in strada facendo e poi eventualmente speriamo non servirà da fare qualche ritocco in corsa, ma spero proprio di no, però insomma poi vediamo. Il pubblico romano negli ultimi anni è sembrato un po' distratto rispetto alla pallacanestro, con i numeri che andavano calando di stagione in stagione, se non di mese in mese. Le do la possibilità di avere uno spot gratuito su Serie A2 Italia. Allora convinca il pubblico romano non solo a riseguire la pallacanestro, ma a seguire la sua Eurobasket. Io posso dire che noi giocando ci divertiamo, perciò venite a divertire pure voi con noi. E questo è per piacere di vedere una partita di basket. Deve diventare un piacere e noi vogliamo che le famiglie e la gente rivenga al palazzetto o al Pala Automatica con piacere. Perfetto, ringraziamo allora il presidente dell'Eurobasket da parte di Antonio Maggioli di Serie 2 Italia. In bocca al lupo per la stagione e ci vediamo presto. E grazie a voi che fate questo lavoro e ci seguite e ci date la possibilità di farci conoscere. Grazie presidente. A voi.